E avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Ora, mentre navigavano, lo leggiamo perché mi piacerebbe che steste attenti, non tanto a come va a finire, ma mi piacerebbe tanto che vi accorgeste di alcuni fenomeni letterari. Noi questa mattina siamo arrivati qui vestiti. E se io devo parlare col mio amico e indicare qualcuno di voi di cui non conosco il nome, parlando con lui, come faccio a descrivere? Gli dico quella persona che era vestita in un certo modo. È il primo impatto di conoscenza che noi abbiamo della persona, sì? Il primo impatto di conoscenza che noi abbiamo con la parola di Dio è il suo vestito. Ce la facciamo? Proviamo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti». Ed egli, destato, si minacciò il vento e le acque in tempesta, si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua e li obbediscono?» Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra, quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demoni. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa, ma in mezzo alle tombe. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù aveva ordinato allo spirito impuro di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, si era impossessato di lui. Allora lo tenevano chiuso, legato con catene e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui e lo scongiuravano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso. Vi era là una grande mandria di porci al pascolo sul monte. I demoni lo scongiurarono che concedesse loro di entrare nei porci, glielo permise. I demoni usciti dall'uomo entrarono nei porci, la mandria si precipitò giù dalla ruppe nel lago e annegò. Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nelle campagne. La gente uscì per vedere l'accaduto e quando arrivarono da Gesù trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù ed ebbero paura. Quelli che avevano visto riferirono come l'indemoniato era stato salvato. Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraseni gli chiese che si allontanasse da loro, perché avevano molta paura. Egli, salito su una barca, tornò indietro. L'uomo, dal quale erano usciti i demoni, gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello se ne andò, proclamando per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno e una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia».
Ma Gesù disse, qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Stava ancora parlando quando arrivò uno della casa del capo della sinagoga e disse, tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, avendo udito, rispose, non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano lamento su di lui. Gesù disse, non piangete, non è morta, ma dorme. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce, fanciulla, alzati. La vita ritornò in lei e si alzò all'istante e gli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano, Giovanni è risorto dai morti, altri, è apparso Elia, e altri ancora, è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva, Giovanni, l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui dal quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora riprese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo, «Conceda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro, «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero, «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comperare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli, «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così. E li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Punto. Potevo leggerlo meglio, su questo non c'è dubbio, però cosa avete notato? Si ripetono un po', c'è una somiglianza tra le varie parti. C'è qualche somiglianza. Riuscite a dire qualche cosa di più? Fatica. Alla fine le parole della mortificazione sono le stesse. Sì, sono le stesse dell'ultima cena, ottimo. La fede in qualche maniera è il filo rosso che percorre diversi di questi testi, giusto? Ottimo. Anche. La relazione che hanno le persone ai sé. Ok, vedo che cominciamo ad ampliarci.
talmente forte che sembra quasi indipendente dalla volontà, proprio che la donna lo tocca, lei è salvata prima che lui dicesse. Prima che lui dicesse, prendesse coscienza. Insomma, comunque è così, perché lui dice: una forza è uscita da me, non è che lui abbia fatto il miracolo, è l'altra che l'ha provocato. Sì, tutte ottime osservazioni. Proviamo? Proviamo. Purtroppo questo brano che abbiamo letto è uno dei più complessi del Vangelo di Luca. Perché in questo brano ci sono dei fenomeni cosiddetti inglobanti. Non prendete paura delle parole. Andate alla linea 22. Se io parto semplicemente guardando il testo, senza la pretesa di trovare subito contenuti, noto una cosa di questo genere. Loro prendono il largo, linea 23, approdarono, linea 24, ritornano. Quindi c'è la descrizione di un viaggio. Partenza, arrivo a destinazione, ritorno a casa. Ci siamo? Se io vado alla linea 25, notate che questo brano, chiamiamolo così, prima unità letteraria, alla linea 24 mi trovo con Luca, capitolo 8, versetto 40, vero? Alla linea 25 mi trovo con 8,41, cioè il versetto successivo, dove si parla di un uomo, poi si parla di una donna, versetto 26, a linea 26, poi si parla dei genitori, linea 27. Mentre nella prima unità lo schema narrativo si fonda su un viaggio, andata e ritorno, secondo schema narrativo si fonda sulle persone. Terzo schema narrativo, linea 28, convocò i 12. Linea 30, a loro ritorno gli apostoli, che sarebbero i 12. Se vi ricordate, questo è il fenomeno dell'inclusione. E poi a metà trovo il tetrarca Erode, sentì parlare di tutti questi avvenimenti. Ma le folle, poi quarta unità, vennero a saperlo e lo seguirono, e poi abbiamo i 12 e le 12 geste. Questa spia letteraria che cosa mi dice? Proviamo a vedere le conseguenze. Siamo alla linea 34. C'è la traversata del lago con la tempesta sedata. C'è l'arrivo a Gerasa. E poi c'è il ritorno dalla traversata. Notate che l'episodio dell'indemoniato di Gerasa è incluso, si trova incastrato dentro a un altro brano. Io posso benissimo prendere l'episodio dell'indemoniato di Gerasa, tirarlo via, e il testo resta in piedi lo stesso, perché dice che Gesù dalla Galilea è passato nel territorio dei Geraseni e poi è tornato indietro, fine. Se notate, la stessa cosa la possiamo fare anche alla linea 37. Ci sono alcuni che vengono ad avvisare Gesù che la figlia di Gairo sta per morire, poi lui entra nella casa e la rivivifica la bambina. E l'episodio dell'emorroissa lo possiamo tirare via, il racconto sta in piedi da solo. Alla linea 40, Gesù manda i suoi discepoli con determinati poteri a predicare il Vangelo,
Poi c'è l'episodio, questa parentesi su Erode che si chiede chi è, come mai questi avvenimenti. E poi c'è il ritorno dei dodici. Io posso benissimo tirar via Erode e mi resta il racconto della missione dei dodici e il loro ritorno. Ci siete? Questo è il fenomeno dei racconti inglobanti o inglobati, a seconda di dove ci si mette ad osservare. È importante questo dato? Sì, perché tutti quanti sappiamo che per capire un testo è importante avere chiaro il contesto. Ora, per capire il contesto dell'indemoniato di Gerasa, noi dobbiamo tenere presente il contesto, che è il viaggio di andata e ritorno. Viaggio dove voi trovate la tempesta sedata. Allora c'è un legame tra questa tempesta sedata e l'indemoniato di Gerasa. Se poi noi andiamo alla seconda unità letteraria, c'è un rapporto stretto fra la guarigione di questa donna e la rivivificazione della bambina. Perché la guarigione di questa donna ha come contesto il miracolo della piccola. Le perplessità di Erode non si possono capire se non teniamo presente la missione dei dodici. Abbiamo dunque creato, facendo solo l'esame del testo, questo è un esame che può fare anche un ateo, non occorre essere credenti per fare questo esame. Abbiamo creato le premesse per poter capire il testo, senza fargli dire quello che il testo non ha mai voluto dire. Sono delle osservazioni che si fanno solo a livello di analisi di superficie, cioè si prende il testo e lo si legge per quello che è. Poi si va a vedere il contenuto, ma adesso siamo pronti a farlo perché abbiamo stabilito dei confini corretti, già presenti nel testo stesso, per poter adesso da credenti assumere il messaggio. Ci siamo? Proviamo. Prima di entrare dentro nei contenuti è giusto fare una premessa. Noi abbiamo alla linea 34 un miracolo, 35 un altro miracolo, 38 un altro miracolo, 39 un altro miracolo, 43 un altro miracolo. Siamo pieni di miracoli. Abbiamo 5 miracoli, senza parlare di quelli generici che vengono raccontati, ma non vengono descritti. Allora ci si chiede, per il testo biblico, che cos'è il miracolo. Io ho cercato di sintetizzare, anche se il discorso sarebbe molto più complesso, in 5 punti, dalla linea 45 alla linea 49. Certamente il miracolo è un fatto straordinario, non capita tutti i giorni. Però se ci fermiamo a questo aspetto del miracolo, noi rischiamo di equivocarlo, come è già successo anche nella storia del pensiero cristiano. Quando noi pensiamo al miracolo, pensiamo a una specie di cosa straordinaria che Dio fa come regalo all'uomo. Perché a lui sì e a me no? Capite che se lo pensiamo così, viene spontanea la domanda e nasce un sentimento che è abbastanza conosciuto e che si chiama gelosia. Un sentimento che può portare all'ateismo. Se noi ci fermiamo ancora a concepire il miracolo come cosa straordinaria soltanto, c'è un altro tipo di problema. Se Dio è così onnisciente, ha creato il miglior mondo possibile. Ma se poi lo corregge, non era il miglior mondo possibile.
Dunque Dio corregge se stesso. È un Dio imperfetto, quindi non è Dio. E perciò il miracolo, quando c'è, nega l'esistenza di Dio. E se Dio esiste, costui nega l'esistenza del miracolo. È logico? Sì o no? Vi vedo un po' perplessi. Se noi accettiamo il miracolo solo come fatto straordinario che supera le leggi di natura e ci fermiamo lì, guardate che questo ragionamento... No. La legge del tempo viene superata, perché se io ho una broncopolmonite, la broncopolmonite guarisce in quanto tempo? 15 giorni, 20 giorni con l'antibiotico. Ma se lui mi guarisce subito, capite che la legge del tempo salta, va oltre la legge di natura. Se io mi taglio, è chiaro che il miracolo rispetta la legge di natura della riproduzione delle cellule, ma il tempo? No. È una guarigione immediata, e questo vuol dire superare le leggi di natura. Mi seguite? Sì? Noi siamo dentro al tempo. Il miracolo è qualche cosa che porta la natura fuori dal tempo. Perché il primo criterio per valutare un miracolo è l'immediatezza. Per questo vi dicevo che la linea 45 non è un concetto sbagliato, è un concetto imperfetto, non completo, manca qualcosa, perché se il concetto di miracolo fosse solo questo, notate i due pericoli, le due cose sbagliate che potrebbero derivarne. Allora, accanto a questo concetto, che ripeto non è sbagliato, è incompleto, bisogna collocare anche l'altro concetto che ci viene direttamente sempre dal testo. Nel testo originale non si parla mai di miracoli, ma sempre di segni. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Per i Vangeli non esistono i miracoli, esistono i segni. Nel Nuovo Testamento c'è qualche volta la parola terata, cose meravigliose. Ma normalmente la parola è semeia, segni. E noi sappiamo che cos'è un segno. Un segno non è importante per se stesso. Un segno rimanda a qualche cosa d'altro. Noi facciamo il segno di croce, rimanda alla nostra fede. C'è il rosso. Che cos'è il rosso? Anche la signora ha il golf rosso. Anche mio amico ha il golf rosso. Succede qualcosa? No. Ma quando lo vediamo lì, al semaforo, succede qualcosa. Perché se tu passi, ti danno una pulita di punti che metà basta e rischi di combinare guai. È un segno. A cosa ti rimanda? Al codice stradale, che ti dice devi fermarti, e se non ti fermi sono guai. Mi spiego? Sì. Che cos'è il bacio? È una cosa antipatica. Labbra ventosa su guancia altrui con risucchio. No, è un segno. Il miracolo è la stessa cosa. Il miracolo è la stessa cosa. Rimanda qualche cosa d'altro.
che cosa d'altro? Abbiamo visto prima, così dialogando tra me e mio amico, che un fattore è decisivo, l'assenza di tempo, l'immediatezza. Rimanda ad una realtà dove il tempo non c'è. E cioè, l'assenza di tempo uguale eternità. Cioè rimanda ad un mondo diverso dal nostro. Mentre il nostro mondo è soggetto al tempo e all'imperfezione, il miracolo rimanda ad un mondo dove non c'è né tempo né imperfezione, però esiste perché ha il segno. Allora il miracolo comincia ad essere inquadrato in maniera corretta.